Bentornati a Buongiorno in Farmacia, Giro d'Italia in Farmacia, che ancora non è pronto per partire, perché il nostro ospite, il dottor Fortini, ancora non è pronto per intervenire in diretta. Allora facciamo così, continuiamo la nostra rassegna stampa di settore, perché abbiamo in realtà altre notizie di cui parlare, in particolare. Ricorderete che settimana scorsa abbiamo parlato anche del nuovo sottosegretario Luca Coletto alla salute. Ha giurato come sottosegretario: il mio obiettivo, ha detto, è garantire ai italiani e veneti una sanità sempre migliore, anche perché Coletto lo sapranno i più informati o magari i veneti all'ascolto, è anche l'assessore alla sanità in Veneto. Alla cerimonia di giuramento erano presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e il segretario generale. Grazie a tutti coloro che in questi giorni mi hanno fatto sentire il loro apprezzamento. Grazie al presidente Zaia per 8 anni di straordinaria esperienza alla guida della sanità veneta e al vice premier Matteo Salvini per la fiducia accordata, mi ha scritto il neo sottosegretario sulla sua pagina Facebook. E poi c'è questo rapporto dell'Istat molto importante. Di tanto in tanto si parla di povertà, delle statistiche appunto sulla povertà e l'esclusione sociale. A rischio povertà il 28,9% dei residenti in Italia, è più a rischio nel sud con famiglie numerose gli stranieri. Il dato è comunque in leggera diminuzione rispetto al 2016, il valore per l'Italia si mantiene inferiore a quello di Bulgaria, Romania, Grecia e Lituania, ma è di gran lunga superiore a quello di paesi come Repubblica Ceca, Finlandia, dei paesi europei più grandi come Francia e Germania. D'altro canto cresce il reddito medio delle famiglie, soprattutto in quelle meno abbienti, che nel 2016 è stato di 30.595 euro annui, più 2,1% in termini di potere d'acquisto. Mi fanno cenno comunque dalla redazione che ora dovremmo avere in linea il nostro ospite. Buongiorno. Eccoci qui. Buongiorno al dottor Marco Fortini, segretario della SIFAP. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, dunque oggi parliamo sicuramente della SIFAP, anche prendendo come spunto una notizia di cui abbiamo parlato settimana scorsa sul nuovo corso per farmacisti preparatori. Prima di tutto però, dottor Fortini, esattamente ci spieghi cos'è la SIFAP e cosa fate? Buongiorno, prima di tutto mi scuso perché devo speravo di rispondere già presente in farmacia al mio posto di lavoro, ma purtroppo per motivi dottor Fortini non si preoccupi, questa è la diretta e perdoni. Non bene, c'è problema, bene. Prego. Bene, allora dunque SIFAP è l'acronimo per Società Italiana Farmacisti Preparatori ed è una società riconosciuta qualche settimana fa come società scientifica dal Ministero della Salute, fondata circa una ventina d'anni fa, senza fini di lucro, che si occupa soprattutto di divulgare e approfondire e quindi tutelare, insomma, quello che è la cosiddetta definita preparazione galenica, cioè l'attività di preparazione in laboratorio, sia riferito ai preparati cosiddetti magistrali, quelli prescritti dal medico, sia quelli cosiddetti officinali, cioè quelli allestiti e detenuti in farmacia per essere venduti al proprio clienti perché presenti in una monografia di una degli monografie delle farmacopee di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Ecco. È una società. Prego, sì, prego, prego. È una società quindi che sia tutela aiuta il farmacista che volesse intraprendere questa attività nella difesa soprattutto, come si diceva, di una necessità. Non è una società che tutela un hobby o una vecchia abitudine ormai obsoleta, ma tutela soprattutto una necessità reale, terapeutica, del paziente. Ecco, a proposito di questo, lei ha parlato di necessità e il farmacista preparatore è una figura fondamentale quindi nel panorama della salute. Quanto è importante per gli utenti della farmacia avere anche come punto di riferimento un farmacista preparatore? Mi fa molto molto piacere questa domanda perché mi permette di togliere questa sorta di crosta di vecchio che potrebbe essere apparire di fronte al farmacista preparatore. Il farmacista preparatore non è il recupero di un'attività che molti probabilmente ritengono legata al passato, ma anzi è soprattutto nel caso delle preparazioni cosiddette magistrali, cioè prescritte dal medico per la singola persona, è la risposta, e l'Europa ce lo conferma, le risoluzioni europee ce lo confermano,
e nobilitano questa attività è la risposta ad una necessità terapeutica quando per molte ragioni, perché il farmaco non ha il dosaggio previsto tipicamente nell'uso pediatrico oppure nelle patologie rare, quindi è una necessità che l'industria non riesce ad assolvere e che quindi trova risposta solamente nella preparazione di laboratorio. Ripeto, è una necessità, quindi non è una la qualità del farmaco che viene allestita in farmacia deve e ha gli stessi requisiti di quello allestito dall'industria, quindi si deve pensare sempre all'attività di laboratorio, di preparazione galenica come un'attività che si avvale ormai delle più moderne, più avanzate anche tecnologie. Assolutamente. Dottor Fortini, è anche in questo senso quindi che organizzate i corsi della società, della SIFAP, insomma, della Società Italiana dei Farmacisti Preparatori, e come funzionano esattamente? Allora, anche questo, sicuramente i corsi rappresentano, hanno rappresentato in questi anni un'attività prevalente, dove sicuramente ci siamo, SIFAP, la qui presidente, la professoressa Minghetti, Paola Minghetti, dell'Università di Milano, ordinaria dell'Università di Milano, si avvale quindi di corsi sfruttando una struttura fondamentalmente universitaria e una struttura di farmacisti attivi sul territorio, sia attivi in altre funzioni. La novità, diciamo, dell'accreditamento accreditamento che è stato lanciato quest'anno è una sorta di, prima di tutto, un accreditamento per il farmacista preparatore. È un corso, un viaggio che dura 2 anni e che si avvale, per cui è necessario seguire un minimo di ore, circa 40-48 ore di ore di corso e in superamento di test analitici che vengono chiamati sulle preparati in laboratorio, che viene chiamato round robin. È quindi un qualcosa in più, è un'attività biennale che permette, al termine della quale il farmacista preparatore può, per ora non le posso dire come con precisione spendere, certo, questo titolo, però sicuramente sicuramente migliora la qualità del farmacista preparatore e del preparato che egli stesso allestisce. Certo, quindi accresce la competenza della persona che prepara il farmaco che poi viene consumato ovviamente dall'utente della farmacia, e capiamo quanto questo ovviamente si riverberi, questo effetto positivo che parte dalla formazione e poi si traduce nella pillolina oppure nella compressa, nello sciroppo, quello che è, per il beneficio, insomma, della salute di chi lo utilizza. Certo. Infine, dottor Fortini, proprio ritornando a quello che era l'argomento, tra virgolette, iniziale da cui abbiamo preso le mosse, come funziona? E ci dica in generale qualcosa in più sull'ultimo corso di accreditamento organizzato a Verona e quali sono anche gli attori coinvolti? Anche questo mi fa molto piacere parlarne, spero che anche tutti, sia i giovani farmacisti che i farmacisti, traggano spunto da questa grande e bella iniziativa. Allora, a Verona domenica scorsa si è iniziato questo percorso in collaborazione con Fenagifar, per cui ho l'occasione per ringraziare il presidente, il dottor Davide Petrosillo, il quale, condividendo con me oltre la terra natia, condivide con noi anche la ratio del percorso, per cui è fondamentale sia la conoscenza, ma sia il fatto che venga accreditato, cioè che ci sia un modo oggettivo più oggettivo di valutare la competenza e la capacità di un farmacista preparatore. A Verona domenica con la professoressa Minghetti si è iniziato il percorso parlando appunto di normativa, quindi ciò che il farmacista può allestire, da quali sono i criteri per la qualità di un preparato e quali sono in questo settore tutte quelle cosiddette norme, che vengono definite norme di buona preparazione, che regolano l'attività di laboratorio, che se seguite permettono prima di tutto un'uniformità e la qualità del preparato. E ciò sicuramente venerdì, domenica, è stata a Verona, è stata di iniziativa Fenagifar, quindi che ha coinvolto i giovani farmacisti, per i quali mi sento io stesso di dire dovrebbero essere i principali utilizzatori di questa importante occasione.
Assolutamente. E tra l'altro abbiamo visto anche in collegamento, abbiamo parlato anche con il dottor Maurizio Pace, presidente di Pharma Academy. Se non ricordo male, anche Pharma Academy è coinvolta giustamente con Esatto, Fenagifar a questa organizzazione. Fenagifar, infatti Fenagifar ha creato il dottor Pace che ho conosciuto recentemente ad Agrigento, è l'ottimo presidente, ha creato e ha coinvolto, convogliato insieme a Fofi le proprie attività e la propria volontà di crescere e Pharma Academy ha coinvolto quindi Fenagifar, Fofi, SIFAP, sono riusciti a così a iniziare anche loro questo percorso che, ripeto, non è un semplice corso finora fatto, ma l'accreditamento è una valutazione oggettiva delle proprie capacità, che sicuramente può dare, migliorare sia la conoscenza, ma soprattutto la qualità, e non mi stancherò mai di ripetere, la qualità di ciò che viene allestito in farmacia. Assolutamente. Dottor Fortini, è stato un vero piacere avere la nostra ospite questa mattina a Buongiorno in Farmacia. Io Ma soprattutto per me, soprattutto la per ringrazio, la lascio insomma alla sua giornata. Una buona giornata e grazie ancora. me. Salve. Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti, buongiorno. Grazie al dottor Marco Fortini, segretario della SIFAP, e chiudiamo così il nostro Giro d'Italia in Farmacia di oggi.